Lettura in italiano del Vangelo di Matteo, capitolo 27. Venuta la mattina, tutti i capi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per metterlo a morte. Dopo averlo legato, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato, il governatore. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, provò rimorso e riportò le 30 monete d'argento ai capi sacerdoti e agli anziani dicendo: «Ho peccato, ho tradito sangue innocente». Loro replicarono: «Che ce ne importa? Te la vedrai tu?» Allora Giuda gettò le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ma i capi sacerdoti presero le monete d'argento e dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro sacro perché è denaro sporco di sangue». Dopo essersi consultati, comprarono con quel denaro il campo del vasaio per seppellirvi gli stranieri. Pertanto a quel campo fu dato il nome che ha tuttora, campo di sangue. Allora si adempì ciò che era stato detto tramite il profeta Geremia e presero le 30 monete d'argento, il prezzo fissato per quell'uomo, colui per il quale alcuni dei figli di Israele avevano fissato un prezzo, e le diedero per il campo del vasaio, come Geova mi aveva ordinato. Gesù comparve ora davanti al governatore, e il governatore gli fece questa domanda: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu stesso lo dici». Ma mentre veniva accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani, non diede nessuna risposta. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose testimoniano contro di te?» Ma lui non gli rispose, no, non disse una parola, tanto che il governatore ne fu molto sorpreso. A ogni festa il governatore aveva l'abitudine di liberare un prigioniero, chiunque la folla volesse. Proprio in quel periodo c'era in prigione un noto delinquente chiamato Barabba. Alla folla che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù chiamato Cristo?» Sapeva infatti che lo avevano consegnato per invidia. Inoltre, mentre sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non aver nulla a che fare con quell'uomo giusto, perché a motivo suo oggi ho sofferto molto in sogno». Ma i capi sacerdoti e gli anziani convinsero la folla a chiedere Barabba e a far mettere a morte Gesù. Il governatore domandò di nuovo: «Quale dei due volete che vi liberi?» Loro risposero: «Barabba!» Pilato chiese loro: «Che farò dunque di Gesù chiamato Cristo?» Tutti dissero: «Al palo!» Lui disse: «Ma che ha fatto di male?» Loro però gridavano ancora di più: «Al palo!» Vedendo che era tutto inutile e che anzi stava per scoppiare una rivolta, Pilato prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: «Sono innocente del sangue di quest'uomo, vedetevela voi!» Allora tutta la gente rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli!» Quindi Pilato liberò Barabba, ma fece flagellare Gesù e lo consegnò perché fosse messo al palo. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel palazzo del governatore e radunarono attorno a lui l'intera truppa. Lo spogliarono e gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciarono una corona di spine e gliela posero sulla testa e gli misero nella mano destra una canna. Quindi, inginocchiandosi davanti a lui, iniziarono a deriderlo dicendo: «Salve, re dei Giudei!» Poi gli sputarono addosso e, presa la canna, cominciarono a colpirlo sulla testa. Infine, dopo averlo deriso, gli tolsero il manto, gli rimisero le sue vesti e lo portarono via per metterlo al palo. Mentre uscivano, trovarono un uomo di Cirene che si chiamava Simone e lo costrinsero a prestare servizio portando il palo di torture di Gesù. Arrivati al luogo chiamato Golgota, che significa luogo del teschio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma Gesù, dopo averlo assaggiato, si rifiutò di berlo. Una volta che lo ebbero messo al palo, si spartirono le sue vesti tirando a sorte e rimasero seduti là a fargli la guardia. Inoltre misero
al di sopra della sua testa una scritta con l'accusa mossa contro di lui. Questo è Gesù, il re dei Giudei. Accanto a lui furono messi al palo due delinquenti, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. E quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo la testa e dicendo: «Tu che abbatti il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso! Se sei figlio di Dio, scendi dal palo di tortura!» I capi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo deridevano in modo simile, dicendo: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso! È il re di Israele! Scenda ora dal palo di tortura e noi crederemo in lui! Ha confidato in Dio, lo salvi lui ora! Se davvero gli è caro, visto che ha detto: sono figlio di Dio!» Anche i delinquenti che erano al palo con lui lo offendevano nello stesso modo. Alla sesta ora, su tutto il paese, calarono le tenebre, fino alla nona ora. Verso la nona ora, Gesù gridò a gran voce: Eli, lama sabachthani, ovvero: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sentendo questo, alcuni dei presenti dicevano: quest'uomo chiama Elia. E immediatamente uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di vino aspro, la mise su una canna e gliela diede per farlo bere. Ma gli altri dissero: aspetta, vediamo se Elia viene a salvarlo. Gesù gridò di nuovo a gran voce e rese lo spirito. Allora la cortina del santuario si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò e le rocce si spaccarono. Le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che si erano addormentati furono sbalzati fuori. E dopo che lui era stato risuscitato, persone venute dai luoghi di sepoltura entrarono nella città santa e diventarono visibili a molti. Ma vedendo il terremoto e ciò che stava succedendo, il centurione e quelli che insieme a lui facevano la guardia a Gesù ebbero moltissima paura e dissero: di sicuro questo era il figlio di Dio. Là c'erano anche molte donne che guardavano da lontano. Avevano accompagnato Gesù dalla Galilea per servirlo. Fra queste c'erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Iose e la madre dei figli di Zebedeo. Ora, nel tardo pomeriggio, venne un ricco di Arimatea di nome Giuseppe, diventato anche lui discepolo di Gesù. Quest'uomo andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che gli venisse dato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un telo pulito di lino fine e lo depose nella propria tomba nuova, che aveva fatto scavare nella roccia. E dopo aver fatto rotolare una grossa pietra all'ingresso della tomba, se ne andò. Ma Maria Maddalena e l'altra Maria rimasero là, sedute davanti alla tomba. Il giorno dopo, quello successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si riunirono davanti a Pilato e gli dissero: «Signore, ci siamo ricordati che mentre era ancora in vita, quell'impostore aveva detto: dopo 3 giorni sarò risuscitato. Pertanto ordina che la tomba sia sorvegliata fino al terzo giorno, affinché i suoi discepoli non vengano a rubare il corpo e non dicano al popolo: è stato risuscitato dai morti. Altrimenti quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima.» Pilato disse loro: «Prendetevi delle guardie, andate e fatela sorvegliare come meglio credete.» Quelli andarono e resero sicura la tomba, sigillando la pietra e mettendovi le guardie.